come se fosse la prima dei playoff. Solito Zeman, sintetico, essenziale, ma molto chiaro. Di certo il Pescara non deve sbagliare. C'è un terzo posto da difendere. A Picerno sarà sufficiente il pareggio, ma l'atteggiamento dovrà essere quello tipico della squadra che punta alla vittoria, facendo naturalmente molta attenzione. È la prima gara di playoff e noi ce la giochiamo, abbiamo vantaggio che abbiamo due risultati per noi, però è normale che non andiamo lì a difenderci. La partita non è facile perché Picerno, a parte che è rivelazione del campionato, ma da tempo non perde, e hanno grande entusiasmo e noi speriamo di spegnerlo. Biancazzurri privi degli infortunati Mora, Vergani e Plizzari in grosso e dell'influenzato Gozzi. Tornano Raffià e Crescenzi, recuperato Cancellotti. Probabile 11, Sommariva tre pali, in difesa Cancellotti in vantaggio su Crescenzi. Brosco, Mesic e Milani. A centrocampo Raffià, sebbene non al top, insieme con Palmiero e Craia. Davanti conferma per Delle Monache nel tridente, completato da Merola e Lescano. Il monito di Zeman. Io penso che la squadra ha qualità e può fare bene, però ogni tanto vengo smentito. Io non vorrei vedere le partite come Taranto. Nel Picerno fuori per infortunio l'ex Dettori, Pitarresi e De Ciancio. Causa squalifica Seto la seconda giornata. Non al meglio Capitan Esposito, 219 presenze e 76 gol in maglia rosso-blu, 7 nell'attuale torneo. Stessa cosa dicasi per il promettente Cuda, classe 2002. Entrambi però stringeranno i denti. In classifica Lucani a quota 59 punti insieme con la Cerignola, 3 lunghezze dal Pescara. Terza difesa meno perforata del girone con 31 gol, 1 in più del Crotone. 12 risultati utili di fila, 6 vittorie e altrettanti pareggi. Ultimo KO il 2 febbraio a Monopoli. Davanti al pubblico amico l'11 di Emilio Longo non perde dallo scorso 23 dicembre, 0-1 col Catanzaro. Complessivamente 14 pareggi in 37 gare. Il primato è del Potenza con 18 segni X. Picerno senza dubbio rivelazione, al pari della matricola Cerignola. Squadra organizzata, votata alla costruzione dal basso, difficilmente butta via il pallone. I Lucani per la storia, in caso di successo sarebbe terzo posto a scapito proprio del Pescara, che chiuderebbe il quarto, addirittura il quinto a causa della classifica avulsa se il Cerignola dovesse vincere a Castellammare di Stabia. Probabile 11, tre pali Albertazzi, in difesa Pagliai, l'ex Teramo, Ferrani, Garcia e Guerra. A metà campo il tandem De Cristofaro Gallo, esterni Ceccarelli ed Esposito. Tra le linee Cuda a ridosso del giovane Sant'Arcangelo Angelo, classe 2003, attaccante molto interessante, 4 gol in questo campionato. Così Longo, tecnico dei Lucani, su Zeman. Io credo che Zeman insieme a Sacchi sia stata la vera rivoluzione all'interno del calcio italiano. Credo che nessuno di noi allenatori non abbia preso spunti per la verticalità del gioco, nella capacità dei lavori di taglio per i tre attaccanti, e quindi credo che il maestro sia stato veramente un interprete importantissimo, che ha dato un'innovazione importante al movimento calcistico italiano. Quindi è un onore per tutti, credo, gli allenatori confrontarsi con un allenatore con questo tipo di esperienza alle spalle e con la qualità del suo gioco d'attacco. Quindi noi proveremo a mettere in difficoltà, credo, uno degli allenatori che maggiormente ha innovato il calcio in Italia.